Si inaugura questa mostra che in realtà è una mostra che ha tre scopi. Il primo è quello di spiegare in un momento molto opportuno cos'è la relatività generale e il ruolo che regge nella città di Torino, ma non solo nella città di Torino, ha avuto nel postulare alcuni interessanti teoremi a proposito della relatività generale. La seconda è utilizzare uno spazio che era definito prima da una tipografia. Questa tipografia era in locali bellissimi. Con il contributo della Compagnia di San Paolo noi abbiamo potuto riattivare queste sale e queste sale ospiteranno questa mostra, ma l'importante della mostra e delle sale è che vorremmo che un sistema scientifico torinese venga attuato e attivato con l'aiuto di locali adeguati, sono locali nel centro di Torino che sono utilizzabili anche da, non solo dall'Accademia delle Scienze, non solo da Centro Scienze, ma da quello che noi abbiamo chiamato, su stimolo della Compagnia di San Paolo, Sistema Scienza Piemonte. E perciò quello che vorremmo attivare è non solo una mostra, ma un sistema di moduli scientifici didattici che ci aiutino a vitalizzare in modo unitario quella che è la vita scientifica non solo dell'Accademia, ma del Piemonte e della Nazione.